si sente la città bella, eh? Bad Stage, una tale stupefacente, è buio qui a Roma, ma io ho gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. La transizione si è completata e ormai Massimo Boldi non c'è più dal 2005, Christian De Sica non c'è più solamente da quest'anno, c'era ancora nel film di Natale filmato dell'anno scorso. Non ci sono più gli episodi, non c'è più Neri Parenti alla regia, Cinepanettone è morto definitivamente, noi stiamo andando sul set per vedere che cosa combinano. Non prendere buche! Jessica, fatti gli affari tuoi. La commedia con Claudio Gregori e Pasquale Petrolo non sono più gli eroi degli episodi, ma sono gli eroi di un vero e proprio film unico. Lillo e Greg hanno sgominato tutti, sono pronti adesso per guidare forse il film di Natale di maggiore successo anche di quest'anno. Forse è meglio che io tolga questi occhiali. Va bene l'idiozia, ma fino a un certo punto. Eccoci qua, giriamo a destra. Sentite l'eccitazione che arriva, questo grande Bad Stage che inaugurerà questi set visit fondamentali da parte di Bad Taste. Va bene, sarà contento Bernie, cercheremo di fare un buon lavoro, non ci sono i preservativi, non c'è la droga, ma c'è una grande serietà, va bene? È un grande scrupolo da parte mia per portare a termine, nonostante te Jessica che ti vedo male, una grande giornata di lavoro qui sul set di Un Natale Stupefacente. Adesso c'è il parcheggio della macchina, guardate con che classe un critico cinematografico è in grado di parcheggiare la macchina. Le palme. Questo è il cinema. Chuck! Un Natale Stupefacente, 13-1 prima. E azione! Siamo qui con un noirista convinto nel noir di questa villa bellissima sull'Appia Pignatelli, Wolfgango De Biasi. Beh, salve a tutti. Prima domanda molto intelligente da critico: che elementi noir ci sono in Un Natale Stupefacente? Ma devo dire realmente pochi. Io nasco come noirista, visto che me la butti lì, come amante convinto delle atmosfere noir, che credo che per un regista siano l'eccellenza della regia. Poi penso anche che qualcosa accomuna sia la commedia che il noir. Insomma, diceva Fritz Lang che si parla dei cattivi o dei più cattivi. Non te fa male? No, mi piace. Ah, ti piace. Ma è vero che c'è un inizio un po' crime, un po' criminale? C'è un inizio assolutamente crime, infatti è una grande novità per il 31esimo blockbuster natalizio. Insomma, possiamo dire che in questa splendida villa c'è un'irruzione di elicotteri volanti e da questo, diciamo, McGuffin, per usare un altro termine caro agli amanti del genere. Maestro Alfred. Alfred. Good evening, ladies and gentlemen. Genitori del piccolo Niccolò Calvagna, Matteo nel film, vengono arrestati, si scoprirà poi alla fine se ha ragione o ha torto, e a quel punto due improbabili zii come Lillo e Greg devono trovarsi a, da una parte, adattarsi ai ritmi del bambino e dall'altra impedire che gli assistenti sociali glielo portino via. Io conto su di te, se vedi che mi scordo. Cioè, noi sappiamo che l'unico professionista è Lillo, che cerca di recuperare sua moglie Paola Minaccioni, che si è messa con un tatuatissimo l'American History X Giustino, Paolo Calabresi, e una storia d'amore, Greg in persona Oscar, uno scapolo impenitente, con Jenny, che è Ambra Angiolini. Tutti insieme allegramente cercano di creare una famiglia che non c'è per salvare questo bambino. Com'è l'umore delle riprese di stasera? Dammi un aggettivo, dammi una sensazione. Il rancio è sempre ottimo e abbondante, per citare La Grande Guerra di Monicelli. Ottimo abbondante, signor generale. Bene, noi ringraziamo il maestro Wolfgango De Biasi, noirista convinto e convincente. Per Wolfgango è un momento fondamentale perché mancava alla regia da un bel po' di anni. Noi siamo molto felici che sia arrivato questo film per Wolfgango, perché insomma è un bel passaggio di mano con Neri Parenti. Noi daremo fastidio, Bad Taste darà molto fastidio a Wolfgango durante le riprese questa notte, e speriamo di non essere cacciati da lui in chiave noir. Se non vi date fuoco in scena mentre sto girando, dubito, però potete provare. A dopo. Prego, dai, rifamola. Dai ragazzi, per favore, dai, che tardi. Dai, dai.